Allora, adesso è qui con me un ospite. Lei è una scrittrice, si chiama Alex Bloisediana e è qui per presentare il suo libro. Non so se è il tuo primo libro. Sì, è il primo libro. È il primo libro e si intitola Soliloquio a due. Allora, già il titolo è un po' particolare, però ne parliamo dopo, perché io adesso vorrei sapere da te di dove sei, chi sei, perché non ci conosciamo. Ho letto che il tuo libro è stato presentato un po' qui a Recanati, da Passepartout, mi sembra, anche al circolo, ma a febbraio, il 10 febbraio. E poi al circolo di lettura, sì. Conversazione, sì. Qui a Recanati. È a Macerata. Adesso sei qui a Radio R con me, però appunto non ci conosciamo. Presentati, sei di Recanati? Io sono di Porto Recanati. Di Porto Recanati. Sì. Scrivo da sempre. Da quando ho preso in mano la penna. Però in maniera sempre molto, diciamo, intima, personale, quasi nascosta. E quindi anche questo è stato un bel percorso, diciamo, quello poi di arrivare alla pubblicazione. Insegno. Dove? Allora, io ho un'esperienza decennale come insegnante L2, LS con stranieri. Quando non lavoro così, faccio insegno nelle scuole, nella scuola secondaria. Insegni qui a Recanati, quest'anno insegno qui a Recanati, scienze umane, sì. Perfetto. Cos'è che ti ispira da sempre a scrivere? Da quando hai iniziato? Da che cosa ti sei ispirata? Allora, io considero la scrittura, per quello che mi riguarda, come una sopportazione al mio pensiero. Sopportazione. Sì. Io sono una persona molto che pensa molto, troppo, molto cerebrale, diciamo. E la scrittura mi aiuta in questo. Quando diventa veramente insopportabile, è lì che butto giù, diciamo, quello che sento. In realtà io scrivo più poesie che questo non è una narrativa, effetti, no, parliamone. Allora, non è un romanzo, non è una narrativa, all'interno ci sono delle poesie, sì. Quindi è, allora, io lo definisco una sorta di oscilla tra prosa e poesia. È mascherato da romanzo, perché a vederlo sembrerebbe un romanzo. In realtà, se mi chiedono di che cosa parla, all'interno c'è una storia d'amore, diciamo, una storia tra due innamorati, due amanti. E quindi diciamo che questa è l'apparenza. In realtà è tutto fatto su questa ambivalenza tra prosa e poesia. È un soliloquio, quindi è un parlare a se stessi. E tutto il libro è fatto in questo modo. La poesia entra all'interno del libro sotto forma di pensiero, quindi quando i due protagonisti pensano, è lì che c'è la poesia. Senti, ma c'è un inizio che a me un attimo un po' mi ha sorpreso, perché hai scritto: all'inizio dei tempi, quando i tempi non c'erano, c'eravamo noi. Poi riprende il discorso e dice: noi, creatori del tutto, eravamo privi di ciò che incautamente o superficialmente avevamo invece elargito agli uomini, una strana cosa che essi anelavano e cercavano e poi rifiutavano e si dibattevano contro, lo chiamavano sentimento. Ma voi, creatori del tutto, cioè, no, come mai eravate così anaffettivi? Cioè, che non conoscevate questa sorta di... Questa è una terza voce, in realtà. Ah, è una terza voce? Sì. Perché non è un soliloquio a due solo, c'è una terza voce. Allora, il libro è fatto a tre caratteri, all'interno, perché c'è la terza voce, poi ci sono i due protagonisti che si parlano, e poi ci sono le poesie. Quindi, per distinguere queste parti, diciamo, all'interno ci sono tre caratteri. In realtà quello che tu hai letto è proprio l'inizio del libro e non sono la genesi, perché in realtà effettivamente non sono loro che parlano, ma sono gli dèi che raccontano come hanno creato quest'anima. Okay, e raccontano, okay, che l'hanno creata per noia. La noia, che è un qualcosa che di leopardiana memoria, no? Già si annoiavano questi dèi che potevano tutto tranne il sentimento. Esatto. Che strano. Loro avevano creato tutto e si rendono conto che
hanno tutto ma non hanno il sentimento, l'hanno dato agli uomini. E quindi per noia decidono di vedere che cosa succede dividendo un'anima, separandola, e poi a un certo punto facendola rincontrare, quindi questo anelo molto forte tra questi due amanti. Senti, ma soliloquio a due, no? Già il titolo mi aveva incuriosito perché è un ossimoro, ma come mai la scelta di questo titolo? Allora, in maniera molto semplicistica posso dire che il libro parla di due persone che si amano, quindi il racconto è, tra virgolette, racconto, parliamo dell'amore. A livello molto semplicistico possiamo dire che è la storia di questi due amanti. In realtà la storia il racconto dell'amore in qualche modo mi serviva, tra virgolette, per poter parlare di altro. È un amore ovviamente appunto molto forte e contrastato in qualche modo, difficile da poter vivere, e quindi qui entrano in gioco tante altre cose. Quindi parlo non soltanto di amore, ma parlo di della realtà, di che cos'è la realtà, del tempo, della solitudine emotiva e fisica, della poesia, delle parole, e quindi cerco del destino, dell'autodeterminazione. Infatti questi due personaggi si differenziano in qualche modo perché uno dei due è chiaroveggente e l'altro è, diciamo così, cieca, proprio per distinguere in qualche modo il destino. Il chiaroveggente è quello che vede tutto e quindi sa tutto, conosce già il futuro e quindi crede nel destino e in una determinazione, diciamo, no? Certo. E invece una cieca, per cui non vedendo nulla, in realtà vive solo delle proprie sensazioni, di quello che vive al che momento. Che però è sempre molto importante, perché insomma il cieco è comunque una persona dotata di grande sensibilità, ecco, sì. Quindi magari può sentire alcune cose che una persona vedente non riesce a sentire. Sì, in realtà, infatti, tra questi due personaggi forse il più dannato, tra virgolette, è il chiaroveggente. È il chiaroveggente, perché, secondo me, infatti, perché ovviamente ha un peso molto più forte in questo senso. Perché vedere già quello che succede è veramente terribile, esatto. Secondo me non è proprio un qualcosa di così facile da sopportare. No. Senti, vogliamo leggere un brano? Allora, vi leggo l'inizio di questo amore raccontato dai protagonisti, forse. Prego. Si insinua lentamente il sentimento. È un rivolo di una qualche perdita. È un'infiltrazione subdola e paziente, un graduale e flemmatico diffondersi di pensieri e sentimenti che con condiscendente calma si ingrandiscono, prendono forma e spazio fino a riempirlo tutto. Allora ciò che si sente è talmente altisonante e solenne che tutto si sottomette e sottostà a quell'amore nascente. Esso diventa il padrone del proprio mondo interiore, dove lentamente si fiorisce in grandezza e sovrumanità, dove la leggerezza del proprio essere si appoggia come farfalla lieve sui nascenti sentimenti di tenerezza ed incanto, dove la necessità prima è quella di darsi completamente al nuovo sentire, dove l'esigenza e l'urgenza dell'altro è il desiderio supremo, perché è lui che domina e abita la volontà. E la volontà si trasforma in melliflua femmina incantata dalle meraviglie dell'amore, totalmente sottomessa al volere altrui, che si traduce nella forma più alta e sublime di delizia. Perché l'amore è una raffinata geisha che sa soddisfare appieno, e per questo si soddisfa di impulso e piacere, e poi di sentimento ed emozioni. Ed il pensiero prende sempre più spazio e forma, fino ad inglobare tutto, fino ad essere presente ed onnipresente. Ed il segreto del cuore è un locchetto serrato, dove altri tentano di individuarne la combinazione, perché l'apparenza di normalità non basta a nascondere e fare proprio il mistero meraviglioso di un amore che nasce.
così che il pensiero intellegibile della potenza sublime dell'amore rimane arcano ed occulto, ma sembra trasparente, quando agli occhi altrui si palesa la sciocca vaporosità della robusta inconsistenza delle nuvole. Perché la nascita di un amore si rivela nel sentire fatuo della vita e poi nel sentire acuto del sentimento. Questo stava nascendo in loro, questo quello che iniziavano a sentire e a vivere. Un mondo come una piccola bolla di sapone, la vita come la più bella e sarcastica novella da poter raccontare un giorno. Loro come gli invincibili paladini della creazione universale, i migliori ascoltatori dell'assoluto, il palpitare del loro cuore. Complimenti, complimenti. È scritto nel retro del libro, sì, per esempio, no? Che vivono un amore, scrivi, illegittimo. Perché illegittimo? È illegittimo perché sostanzialmente parlo di due amanti, quindi di un amore non libero. E questo però, diciamo che anche qui tutto il libro è una metafora di altro, per cui questo mi serviva per dare, tra virgolette, pesantezza o gravità più che altro alla descrizione del sentimento, quindi non alla descrizione del sentimento, perché non descrivo il sentimento, in qualche modo cerco di entrare nell'animo umano e quindi nella controversia dell'animo umano. Quello che mi interessa è proprio quello di poter in qualche modo vedere la contraddittorietà dell'animo umano. Sì. E per questo ho preso questa figura, diciamo, dei due amanti, perché credo che comunque l'essere umano, proprio perché è un essere in cammino, un essere errante, evidentemente contraddittorio. Senti, poi hai scritto che il libro si legge al dritto e al rovescio. Sì, al dritto e al rovescio, continuando sempre sul filone di cui stiamo parlando. Della contraddittorietà. Della contraddittorietà, e che comunque tutto è metafora di altro. Quindi tutto quello che si legge in questo libro bisogna saperlo leggere anche al rovescio. Il dritto è quello che noi leggiamo. Il rovescio è ovviamente la metafora che appunto che c'è all'interno del libro stesso. La metafora un po' in tutto, partendo appunto dal chiaroveggente alla cieca, e quindi in questa caratteristica fisica voglio invece parlare di appunto una tematica che è quella dell'autodeterminazione e invece quella del destino, della fatalità, del pensare di avere già la vita scritta in qualche modo. Così appunto come la figura degli amanti, che potrebbe essere appunto vissuta, vista, immaginata semplicemente come appunto ovviamente una contraddizione in termini, in realtà mi è servito proprio per parlare invece di altro. Quindi diciamo che tutte le tematiche che vengono affrontate, cerco di guardarle in una seconda motivazione. Quanto è stato difficile per te scrivere questo libro? Allora, questo libro nella mia testa, nella mia immaginazione, c'è già da tanti anni, perché avevo come idea principale quella di voler mettere la poesia all'interno di un libro di narrativa. Sono partita così. La poesia, perché appunto io scrivo sostanzialmente poesie. Ho fatto vari tentativi, ma quello che avevo in mente non riuscivo poi a metterlo in pratica, fino a quando ho deciso di semplicemente lasciarmi andare così come faccio nella poesia e scrivere senza guardare quello che scrivevo, perché molto, molto mi frena il fatto che poi vado a rivedere. Invece io ho sentito che il momento era adatto, ho iniziato a scrivere senza guardare quello che scrivevo. E così ho continuato fino a quando ho sentito il campanello della fine del libro, e questo è stato. Quindi quando ho iniziato a scrivere effettivamente il libro, in realtà il libro è nato in poco tempo. Certo, perché l'avevi già maturato molto, da molto tempo prima. Sì. Ecco, quindi diciamo che la stesura è stata più semplice di tutto il percorso, che hai dovuto elaborare. Sì. Ecco. Il libro in realtà è molto aperto.
i protagonisti non hanno caratteristiche fisiche. Ah. Sì, che una caratteristica femminile e una maschile, che sono proprio il cliché massimo, quindi capelli lunghi per la donna e barba per l'uomo, quindi non c'è connotazione temporale, non c'è connotazione geografica, non c'è niente. La storia in realtà è semplicemente questo scambio di parole che fanno queste due persone. Se è uno scambio, perché potrebbe anche essere un parlarsi effettivamente a se stessi. Il libro nasce con il racconto di questi dei che dicono che prendono un'anima, quindi in realtà è un'anima che poi viene divisa, e quindi viene divisa nel maschile e femminile. Tutto è possibile, nel senso che realmente io non do una storia, non c'è dentro una storia, per cui quello che il lettore legge è quello che il lettore sente, e sicuramente c'è un racconto del proprio animo umano, dell'animo umano in generale, dove ovviamente ognuno trova delle cose di sé o delle speranze di sicuramente è un qualcosa che si può sentire, ovviamente non è da comprendere. È un libro veramente aperto in questo, perché non c'è una storia, un inizio, un continuo ed una fine. Per cui a volte davvero trovo delle persone che hanno letto il libro e mi dicono che hanno trovato delle cose che io ad esempio non avevo immaginato pensato neanche. Ecco, quindi diciamo che può essere da stimolo, no? Come opera d'arte, che lascia, soprattutto arte astratta, che lascia un po' interpretare a noi e a sentire a noi quello che vogliamo vedere, poi tra l'altro sentire. Assolutamente sì. Io immagino sempre l'animo umano come una plissettatura e quindi quello che mi interessava, ovviamente non posso dare, non avevo interesse a dare una spiegazione o una descrizione, perché non ne sono neanche capace in realtà. Quello che mi interessava era veramente, come hai detto tu, vado a vedere un quadro e non ho il pittore che mi dice quello che io prendo da quelle immagini, da quel quadro. In qualche modo la stessa cosa ho voluto fare io con questo tipo di scrittura, che non è semplice, è un po' particolare. Sì, infatti abbiamo sentito, anzi, se vuoi leggere un altro brano, ti ringrazio. Allora, vediamo se trovo qualcosa. Ok. Come un ferito in guerra, alza la bandiera bianca della resa e si ritira. Rimane lì, rinchiuso in sé e inaccessibile, fino al giorno in cui galoppa inferocito e furioso di nuovo verso di me. È come voglia di mordere e mangiare, è come voglia di bere e sbrodolarsi l'acqua addosso, è come bramosia di vita che sfugge, è come urgenza di amore da amare. Chissà se dà o riceve, chissà se vuole conquistare o rivendicare, chissà se vuole esserci o non vuole perdere, chissà se cerca me o solo se stesso. Io sono la sua identità, quello che regala a me è la sua stessa costruzione, la sua immagine, il suo riflesso. Nel forgiarmi nelle parole costruisce anche se stesso, e nell'innalzarmi innalza anche se stesso. Siamo confusi e fusi dalle identità distinte e combacianti, due opposti che si attraggono inevitabilmente, due pezzi di puzzle che sono uniti e formano così la figura. Dove finisce lui e dove inizio io? Dove finisco io e dove inizia lui? Talmente differenti da esserne un tutt'uno, talmente agli antipodi da chiuderne il cerchio. Stilla gocce di parole o è pioggia torrenziale? Un vortice vertiginoso che fa vivere di calma e poi spazza via tutto in un attimo. E quando ha atterrato e azzerato tutto, se ne va di nuovo per ricostruire e ritornare più forte e devastatore di prima.
Fantastico. Senti, mi sembra di aver letto sulla tua pagina Facebook che sei la seconda ristampa, è vero? Sì. Quindi un bel successo hai avuto. Sì, sono stata molto contenta, questa è la seconda ristampa, adesso inizierò appunto con le prossime presentazioni che farò appunto il 10 febbraio qui a Recanati alla libreria Passepartout, poi ho in programma Castelfidardo, Osimo, Montegranaro e poi insomma Civitanova e altre date da definire. Però insomma un bel successo, me lo puoi dare un attimo? Sì. Che faccio vedere. Eccolo. Se posso vorrei dire due parole sulla casa editrice. Come no, certo che la casa editrice è una casa editrice indipendente, si chiama Libreria, è di Roma, è un consorzio di autori. Io l'ho scoperta casualmente guardando su Facebook, ho letto il manifesto di questa casa editrice, e l'intento è quello di fare rivoluzione culturale, quindi fare cultura, e questo è quello che mi ha affascinato. Si parla tanto di cultura, ma vedo che esatto, è un momento difficile. Soprattutto in questo momento è veramente, sì, veramente importante. Sono molto preoccupata. La cosa che mi ha affascinato è che loro hanno iniziato, si parla di un anno e mezzo fa, quindi non tantissimo, ma hanno iniziato pubblicando poesie, quindi rivoluzione proprio vero. A pieno ritmo. E poi abbiamo iniziato insomma con la pubblicazione anche di narrativa. La cosa importante a cui tengo particolarmente, teniamo insomma particolarmente, è il fatto che è una casa editrice un po' particolare, perché l'autore non paga la propria pubblicazione. Quello che facciamo è semplicemente cercare un numero che varia dai 30 ai 35 persone all'inizio che aderiscono al nostro progetto, sì, e che quindi comprano il libro, e questo permette appunto la stampa. E ovviamente 30 persone tra amici, parenti, conoscenti, insomma si trova abbastanza facilmente, così possiamo andare in stampa e poi appunto avere il nostro arrivo. I libri sono completamente dell'autore. Libreria. Anche questa è una cosa, sì, abbastanza, è una rivoluzione inusuale, esatto, perché di solito il libro appartiene all'editore. Esatto. Invece al contrario, noi abbiamo tutte le copie. Libreria come appunto associazione culturale comunque, sì, tiene qualche copia perché comunque fa attività culturale, e quindi il libro appartiene all'autore e ovviamente il ricavato diciamo della vendita è dell'autore stesso. Questo perché? Perché l'idea fondamentale è che l'arte è comunque un lavoro e che quindi debba essere in qualche modo riconosciuto nella giusta maniera. La persona che in qualche modo valuta gli autori che appunto mandano le proprie opere è Alessandro Mazzà, che è un poeta contemporaneo che invito a leggere perché è veramente molto bravo e ha lavorato, ha pubblicato 10 libri, sta pubblicando l'11esimo, e ha lavorato anche in editoria, quindi parliamo di una persona che comunque è del campo, sì, questo per dare anche come dire valenza poi all'opera che viene anche pubblicata, certo, perché c'è comunque un lavoro e c'è una valutazione effettiva professionale. Esatto. Quante copie ne stampate? Ne stampiamo 100. Posso aggiungere soltanto che chi volesse comprare, sì, il libro, esatto, può rivolgersi o a me personalmente su Facebook oppure sulla mia pagina personale che è Alex Blois ED, oppure sulla pagina del libro che è Soliloquio 2 Alex Blois e Diana, oppure a Recanati i miei libri sono nella libreria Passepartout e nella bottega del commercio equo sempre di Recanati, sì, e a Macerata invece la bottega del libro, per adesso li ho dislocati lì insomma. Bene, guarda, io ti auguro di avere successo, di fare altre ristampe. Grazie. La seconda ristampa, cioè, è andata alla grande veramente. Sì, sono molto contenta. Complimenti.
E stai lavorando già a qualcos'altro? Nella... In realtà ho un libro di poesie già pronto, già perché pronto, continuo a scrivere. E un'altra idea sempre di un libro, però questo un po' più a narrativa forse. Ah, però sì, forse. Come prossima ristampa credo proprio il libro di poesie. Il libro di poesie, che ancora non c'è il titolo, però no. Lo aspetteremo e spero che verrai qui a Radio R a presentarlo. Grazie, okay? grazie Alex, grazie. Alex Blois, Diana, Radio R.